Salvini, ti pensiamo, qui abbiamo un 12 metri quadri, finita la casa, cioè questa è la vostra casa. La vostra casa praticamente è un cesso, perché no, do, noi adesso dobbiamo anche solo ipotizzare dove mettiamo la cucina, dove, come facciamo a chiudere questo cesso? Non entriamo da, cioè, così si può perché praticamente è tutto libero, ma se noi vogliamo così ipotizzare di chiudere questo cesso, abbiamo un cesso dove non ci riusciamo a muovere. E per muoverci nel cesso dobbiamo praticamente togliere altri metri quadri a questi 12 metri quadri che ricordiamo sono una cosa totalmente illegale, cioè noi non possiamo. Peraltro c'è lavandino dopo la doccia, c'è neanche doccia nell'angolo, nessuno mette una doccia in un angolo, a quanto pare secondo questi ingegneri nessuno lo può fare, quindi noi abbiamo questa soluzione. Questo è per farvi vedere anche la prospettiva del vostro cesso, cioè torno a dire, questa è la metratura di un bagno, cioè di un bagno con sgabuzzino, cioè bagno e sgabuzzino devono avere questa metratura, non casa vostra, veramente, perché come minchia facciamo a dove mettiamo il letto, dove mettiamo l'armadio, dove mettiamo la cucina, dove mettiamo il tavolo, dove non si può. Tra l'altro ho visto il video di Salvini in cui dice, dobbiamo arrenderci all'evidenza che ormai sempre più persone vivono nella merda, quindi... Cioè, non cerchiamo di uscire dalla merda, no, rendiamo legale la merda. Salvini, quando è che ti renderai conto dell'evidenza che le persone banalmente fanno uso di droga e quindi la renderete legale? No, per quel discorso bisogna avere paura della droga, vabbè, ridicoli, ridicoli tutti. Fanno solo le cose che convengono a loro, ovviamente, vabbè, ma vabbè, fanno lui, cioè, vabbè, non commento. Rimaniamo così cioè, per ricordare che... Questa casa che costa 65.000 euro verrà comprata da qualcuno per cui 65.000 euro sono tipo uno sputo in una tazza e comunque già adesso è possibile che venga comprata e affittata e verrà affittata a 800-900 euro al mese per non si sa per chi, non si sa come metteranno un letto a castello, sotto al letto a castello un divano o un tavolo e poi in una scaffalatura industriale un forno a microonde e vi diranno ma nel locale zona Bocconi, che poi è da vedere zona Bocconi, senza cucina, 900 euro al mese, spese incluse, speriamo perché però cioè, e sarà tutto legale. Vi rendete conto della merda verso la quale andiamo incontro?